Olimpiadi in alto piano, Zaia dice, è vietato di fare contro, è una grande opportunità per tutti. Dopo la denuncia della passionaria di San Vito Stefania Pontarollo, le perplessità dei residenti. Colpi in casa, il poliziotto rallista raggiunge ed arresta un ladro, arrivava in auto dal Piemonte. Domani la 32esima giornata ecologica tese sul Brenta, tutti armati di guanti per pulire banco. Da vedere ragazzi, oggi le interviste e i consigli delle ex stelle della Serie A. A Rosale la rassegna internazionale degli Aquiloni, oggi la tappa indoor dentro la palestra. Regolamento di contri tra tifosi Padovani contro Mantovani finisce con 13 denunce. Buonasera a tutti voi telespettatori, apriamo il nostro telegiornale con la questione Olimpiadi. Il Veneto procede anche senza le province autonome. L'altopiano di Asiago comincia a sperarci. Il Veneto non passa il limite del 31 senza aver presentato la candidatura. La vorrei presentare in maniera corposa con le altre due realtà. Se così no, in questa fase non è possibile, comunque noi un piede ce lo mettiamo dentro il CONI. La promessa solenne di Luca Zaia: non passerà il 31 di marzo senza che il Veneto abbia presentato al CONI l'intento di ospitare un'Olimpiade invernale. Una grande occasione di riscossa per l'intero altopiano di Asiago, la proposta avanzata da Rete Veneta è che proprio nel contesto ci sia anche un'opportunità di sviluppo per i territori dell'altopiano. Il fondo è biathlon, lo short track, c'è solo da scegliere. Gli investimenti infrastrutturali in quest'anno nell'altopiano non sono del resto mancati. Per la montagna veneta un'occasione che non ha precedenti, una gara 5 cerchi nella cornice del patrimonio UNESCO non c'è mai stata. L'idea non può che permettere al territorio di crederci e di crescere. Abbiamo piste eccezionali, il patrimonio dell'umanità, nessuno fino ad ora ha candidato il patrimonio dell'umanità come sede delle Olimpiadi. Vietato gufare, spiega Zaia, questo è il momento in cui puntare dritto all'obiettivo. Il pessimismo è la devastazione per non far mai niente. Se io avessi dovuto ascoltare certo pessimismo avrei già tutti gli ospedali chiusi in Veneto. Primo appuntamento il 31 marzo, quando scade il termine per manifestare al CONI il proprio interesse. Asiago e tutto l'altopiano hanno già risposto presente. Quartiere San Vito inaccessibile ai disabili. Dopo le parole della consigliera Pontarollo, ora la mobilitazione del quartiere punta il dito contro quelle scelte. Forse sì, aspettava fatto 30, facciamo 31, come si dice. Questa è un'altra vergogna. Cioè, devono pensare prima a quello e poi al resto, secondo me. Dopo la denuncia e il dito puntato contro il ponte di San Vito inaccessibile ai disabili, ora a lamentarsi e a sottolineare che forse fatto 30 si poteva fare anche 31, sono i cittadini che mettono nel mirino la politica. A ricostruire ai nostri microfoni come erano andate le cose era stata la passionaria di San Vito, Stefania Pontarollo. Del presidente Calmonte, quartiere San Vito, del quartiere San Marco e dell'associazione Bassano Accessibile. Se a quel tempo, e quindi quattro anni fa, fosse stata messa in considerazione questa benedetta pedana, a quest'ora avremmo tutto. Una riunione in cui venne deciso di proseguire con quel progetto che non tiene in considerazione chi non può permettersi di camminare sulle proprie gambe. Una riunione dalla quale sono passati quattro anni senza che il ponte vedesse la luce. È un passaggio che i disabili possono aggirarlo. Era importante comunque averlo, quindi. Beh, senz'altro, cos'è il posteggio dall'altra parte, ti secondo il venire Bassano. Un passaggio aggirabile, certo, ma non è detto che chi non può camminare possa sempre permettersi di fare un giro più ampio. E non è una cosa positiva in questo momento, insomma. La palla ora passa alla politica, chiamata a fare la propria parte. Ora la cronaca con l'arresto di un nomade che dal Piemonte era da noi per rubare. Giro di vite delle forze dell'ordine per combattere la malavita in trasferta dopo l'operazione dei carabinieri di cui vi abbiamo parlato ieri. Oggi è la volta della Polizia di Stato con l'arresto di un altro nomade in arrivo sempre dal Piemonte. Obiettivo? Le nostre colline. Siamo in via Fagare Alto a Pradipaldo, in zona isolata. Due individui all'interno di un'abitazione ripresi dalla videosorveglianza. Questa volta a fermarli l'arrivo tempestivo degli agenti del commissariato di polizia di via Pecori Giraldi, allertati dal residente che si è visto i ladri girare per casa. Grazie
sempre al cittadino che evidenziano, come in questo caso, abbia chiamato prontamente il 113, la Polizia di Stato, e anche alla professionalità sportiva, rallistica del cavo pattuglia, che è arrivato in pochissimo tempo, tanto che ha bloccato immediatamente uno dei tre banditi. Giunti sul posto, gli agenti si sono trovati la strada sbarrata da una Fiat Punto con dentro un individuo che ha avvertito i complici via ricetta trasmittente. Lui ha quindi tentato la fuga ma è stato ammanettato. Claudio Iussi, 32 anni, residente in un campo nomadi di Piossasco nel torinese, deve rispondere di furto in abitazione in concorso aggravato, oltre a falsità materiale e resistenza pubblico ufficiale. L'auto che guidava aveva la targa abilmente contraffatta. Credo che sia la prima volta che capiti in questo comprensorio un camuffamento, una modifica sostanziale della targa che riconduce a un falso, ma piuttosto insomma a delle prerogative per non essere controllati. La stessa auto nei giorni scorsi era stata notata in zona Marosti, Marchesane, qui avrebbero messo a segno un colpo al patronato. I complici sono scappati ma potrebbero avere le ore contate. Siamo sulla strada giusta, un'indagine molto serrata e pronta che ha, a mio modesto avviso, individuato queste persone che poi, se confermata alcune circostanze, consegneremo alla giustizia. Allarme lupo, cresce la preoccupazione in vista dell'alpeggio, il nostro prossimo servizio. Solo ieri vi abbiamo mostrato l'immagine di un lupo con la preda tra le fauci, un lupo sempre più presente sul nostro altopiano e sul massiccio di Grappa, un lupo che, ve lo abbiamo mostrato, documentato, si avvicina sempre più alle abitazioni. Cresce la preoccupazione, ancor più se si considera che a breve partirà l'alpeggio. Le bestie dalla pianura verranno portate in montagna, sui pascoli, con i rischi che ben si possono immaginare. I malghesi sono molto preoccupati, gli amministratori sono molto preoccupati, chiedono risposte concrete alla politica, alla regione. L'assessore Panna ha illustrato un nuovo piano verde in attesa della stesura di un nuovo progetto nazionale di gestione dell'allarme lupo. Noi abbiamo messo in campo quest'anno altri fondi per, naturalmente, per la prevenzione. Mettiamo a disposizione degli allevatori i nostri tecnici formati che vengono appunto a nelle mani a insegnare come prevenire le azioni del lupo. Dall'altra parte abbiamo messo a disposizione, abbiamo presentato il nuovo bando del piano sviluppo rurale, 1 milione di euro che può prevedere e prevederà entro quest'anno la possibilità degli autori di acquistare mezzi di prevenzione. Ma non è tutto. Abbiamo anche parlato di indennizi, abbiamo messo a disposizione 200.000 euro quest'anno per l'indennizzo dei grandi carnivori. Al suo canto, chi amministra le aree montane non ha intenzione di stare a guardare. Cercheremo di allargare un pochino la base per quello che può essere le conoscenze che i malghesi dovranno avere per quel che riguarda appunto questi aspetti legati alla possibilità di avere quei contributi che tali da cui vengono scongiurati gli eventuali perdite che possono aver subito. Ci spostiamo ad Enego, sulla piana di Marcesina, dove ora arriva l'acqua potabile. La notizia era attesa da anni, ora per la piana di Marcesina arriva la svolta. Quel lembo di terra nel comunale di Enego avrà la sua acqua potabile, una vera e propria rivoluzione che permetterà all'area non tanto di dissetarsi quanto di puntare su un vero e proprio sviluppo. I fondi sono stati dirottati da un altro capitolo del bilancio regionale, così da rispondere alle istanze e alle richieste degli operatori economici, degli allevatori e di chi ha la necessità di mettersi in regola con gli standard igienico-sanitari. Consentirà soprattutto alle maghe di poter lavorare secondo i requisiti igienico-sanitari, quindi continuare anche nel futuro a produrre formaggio secondo le attuali norme igienico-sanitarie, ma soprattutto le maghe potranno anche diventare delle vere e proprie strutture ricettive. Ricordiamoci poi che sempre sulla piana di Marcesina abbiamo diversi esercizi commerciali, quindi la possibilità di avere l'acqua potabile è veramente una risorsa importante che andrà a beneficio di tutta quell'area strategica del nostro altopiano. Un investimento reso possibile anche grazie ai fondi per comuni confine dedicati proprio a permettere lo sviluppo del territorio. In questo caso per la piana di Marcesina non è solo una astratta possibilità economica, ma un vero e proprio passo in avanti verso il futuro. Potenziare i dipartimenti di salute mentale e il personale che vi opera, riorganizzare le strutture residenziali, garantire maggiori risorse. Queste sono alcune delle richieste dei cittadini e la regione promette di cercare extra risorse. Patologie psichiatriche come ansia, depressione, disturbi bipolari, problemi neurologici come Alzheimer e demenze. I disturbi mentali sono nei paesi ad alto reddito la principale causa di morte prematura e disabilità, 17,4%, seguiti dal cancro, 15,9%, dalle malattie cardiovascolari, 14,8%. Una situazione che ha anche importanti ripercussioni sui costi diretti e indiretti legati alle malattie mentali. Anche in Veneto, dove la situazione è piuttosto critica, è così obbligatorio attingere ad extra risorse, anche perché il 50% delle patologie psichiatriche esordisce prima dei 18 anni.
In questo caso può, deve fare una parte importante, deve prendere una decisione che è quella sicuramente di attingere ad extra risorse, si parla sempre di extra LEA, quindi risorse regionali, per andare appunto incontro a queste esigenze. La domanda di cure in tutta la regione è in continua crescita. I cittadini veneti però, per quanto riguarda l'erogazione delle risorse per sanare la mente, sono agli ultimi posti in Italia. I LEA nazionali prevedono quindi una suddivisione diversa tra la parte del rilievo sanitario, la quota sanitaria e la parte del rilievo sociale, ossia la quota che pesa sui familiari e sui comuni. Il risultato è che le famiglie non riescono a sopportare il peso delle difficoltà e che i comuni restano i più bersagliati e tartassati. Stiamo lavorando per cercare di trovare una soluzione, cercare di trovare delle risorse aggiuntive per permettere che i servizi vengano mantenuti, che queste persone che sono in barico circa 1500 continuano ad avere i propri percorsi terapeutici. Con il prossimo servizio andiamo a Tezze sul Brenta. A Tezze sul Brenta, domani mattina si svolge la 32esima giornata ecologica di ponti armati di guardie e sacchetti e strambi nel cremento del tempo a raccogliere i rifiuti abbandonati lungo il fiume Brenta. Un'iniziativa promossa dalle amministrazioni comunali di Tezze e Pozzo Leone con l'iniziativa colloquio e la collaborazione di vari gruppi e associazioni locali, predisposti diversi gruppi per varie frazioni con azioni mirate a ridare un po' di decoro laddove è stato negato dall'assenza totale di senso civico di alcuni, e sarà anche un motivo di ritrovo di fare comunità con un pranzo al Parco dell'Amicizia. Colpi di coda dell'inverno, ancora neve sul Grappa. Ancora freddo pioggia per un fine settimana all'insegna del tempo instabile e neve sul Grappa. Preludio a una settimana che darà nuovo benvenuto al freddo. Colpo di coda dell'inverno, dunque, sulla soglia della primavera. Se le Alpi costituiranno una formidabile difesa dal Buran che imperversa su mezza Europa, dalla porta arriverà la bora che entrerà senza barriere su tutta la pianura padana e in poco tempo la colonia di mercurio subirà una forte diminuzione. Da mercoledì 21 sarà pieno inverno anche nel Vicentino. E torna per l'11ª edizione con il naso all'insù il Festival Internazionale di Aquiloni di Rosà. Oggi l'apertura è straordinariamente un'esibizione indoor. Domani invece l'appuntamento nell'area verde delle piscine comunali con uno spettacolo sotto il cielo. Il volo dell'Aquilone è un segno di libertà. Come potete vedere oggi il piano B è funzionato, perché chiaramente se gli aquiloni dovrebbero volare nel cielo, oggi li abbiamo fatti volare in una palestra, quindi ecco. Abbiamo visto che se c'è chi nemmeno all'aperto riesce a farli volare, qui sono i professionisti che fanno anche dei paura. Ma questo è un modo, sono veramente dei ragazzi fantastici che arrivano da 12 nazioni, più di 100 aquilonisti accreditati al festival, quindi tanta roba. Pensate a volare, vedete questa aquilone all'interno, domani saremo sul campo. Il mondo dell'aquilonismo è molto vasto e questa è una di quelle cose che si possono fare che molta gente non era a conoscenza. Infatti ci vuole un po' di bravura però. Ci vuole un po' di esercizio, ci vuole un po' di bravura, soprattutto la passione. Quasi 30 anni e mi hanno permesso di girare un po' il mondo, perché ho volato in Cina, a un mondiale ho preso il terzo premio con un aquilone che per costruirlo ho adoperato 220 metri quadrati di stoffa. E sono state inaugurate questo pomeriggio le mostre Più in là del corpo di Chiara Franceschi e l'esposizione A proposito di segni 2 del gruppo d'arte Sottotorchio, organizzata in collaborazione con la Proloco a Villa Rubelli di San Zenone degli Ezzelini. La mostra è visitabile fino a domenica 8 aprile e rimane aperta tutti i fine settimana dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. E ora il nostro appuntamento del sabato con la TV dei ragazzi, sempre in collaborazione con la Fondazione Pirani Cremona. Oggi le interviste e i consigli sono delle ex stelle di Serie A. Guardate. Ciao a tutti, a origini antichissime. Sembra che questo tipo di gioco fosse praticato già in Cina e in Giappone nell'11 secolo a.C. Ma la città dove ebbe il massimo fulgore fu la Firenze Medicea, dove si praticava quello fiorentino. È solo dal 1863 che ha avuto un riscontro istituzionale. Di cosa stiamo parlando? Di calcio, ovviamente. Ho
ho scelto il gioco del calcio perché oltre alla mia passione, che va avanti ormai da molti anni, è uno sport che si può vivere all'aria aperta. È anche uno sport di sfogo che mi diverto con gli altri, e fai anche nuove conoscenze, socializzi con gli altri. Ho scelto di giocare a calcio perché tutti i miei zii, cugini giocano a calcio. Lo consiglierei perché è un gioco di squadra. Consiglierei vivamente anche ai miei amici e agli altri perché è veramente un bello sport. Si va a creare un gruppo e quindi dopo si può anche viverlo al di fuori delle varie partite e allenamenti. No, non ritengo che sia uno sport pericoloso, anzi è uno sport che si rinforza sia caratterialmente sia fisicamente. Per carità, i falli si possono fare, ma non bisogna farli apposta, insomma. Abbiamo chiesto a Simone Di Bocchi, ex giocatore di Serie A, alcuni consigli. Io credo che i 6 anni, 7 anni siano l'età migliore per iniziare. Prima mi sembra prematuro. Arrivare a giocare in Serie A non è facile, anzi è veramente complicato, perché ci sono dei percorsi da fare, sia calcistici che di vita. Il consiglio che do a tutti i ragazzi e ai bambini è quello di vivere questo sport serenamente, magari divertirsi fino a che si può, perché veramente, lo dico perché ci sono passato, lo sport è per me più bello che esista. Un grande saluto alla TV dei ragazzi. Ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Ciao! Sono stati tutti identificati e denunciati gli ultras protagonisti di una violenta rissa a Campodarsego. Si erano dati appuntamento a Campodarsego per darsene di santa ragione. Dalle indagini dei carabinieri risulta evidente. 13 ultras, 4 del Padova e 9 del Mantova, sono stati denunciati. Hanno tra i 22 e i 49 anni. Per tutti l'accusa è di rissa, danneggiamento aggravato in concorso e possesso di strumenti destinati all'offesa in occasione di manifestazioni sportive. I fatti risalgono al 19 novembre. Le due fazioni si sono scontrate nella frazione di Sant'Andrea in occasione della partita Campodarsego-Mantova, causando ingenti danni ad un bar. 4 ultras del Padova erano stati bloccati subito mentre rientravano in città con mazze da baseball, manganelli e tubi d'alluminio in plastica. La videosorveglianza ha poi consentito di identificare 9 supporter del Mantova arrivati a Campodarsego con mezzi presi a noleggio. E siamo sempre a Campodarsego per un furto avvenuto nella notte in un bar. Vis dei ladri in un locale di Campodarsego, i malviventi sono entrati in azione col favore delle tenebre, forzando la porta d'ingresso di un bar che si trova in via Antoniana. Una volta dentro hanno avuto campo libero, fuggendo poi con un intero cambio monete, facendo perdere le proprie tracce. I danni sono in via di quantificazione. È stato sgomberato a poche ore dall'arrivo un campo nomadi a Cittadella. Il comandante della polizia locale Grandin annuncia tolleranza zero. E dura poco la permanenza di una comitiva di nomadi della zona industriale di Cittadella. Saputo dell'arrivo, il sindaco Capirobo ha avvisato il comandante del distretto di polizia locale della Padovana, Samuele Grandin, che era pronto a partire per un controllo antidroga congiunto tra Cittadella e Tombolo. Polizia locale, guardia di finanza di Cittadella, comunità cinofila di Padova, Baschi Verdi di Maestre, una decina di macchine con una ventina di agenti, hanno quindi cambiato itinerario, circondando una dozzina di camper con 3-4 persone in uno. Dagli accertamenti, nomadi siciliani, la maggior parte pluripregiudicati, dediti alla truffa dello specchietto. L'accampamento è durato poche ore. E mentre proseguono le indagini per concussione per l'ex assessore commercio a Cittadella, non mancano le manifestazioni di solidarietà. Alcuni commercianti di Cittadella hanno promosso una petizione per esprimere stima e solidarietà nei confronti dell'ex assessore al commercio Filippo De Rossi, indagato per concussione. In municipio il sindaco ha fatto togliere la porta d'ingresso del suo ufficio all'insegna della trasparenza amministrativa, ma l'indagine delle Fiamme Gialle prosegue. Secondo indiscrezioni, gli inquirenti avrebbero raccolto foto esplicite inviate dall'indagato a sostegno delle avance alle commercianti. Diamo ora uno sguardo al nostro palinsesto di questo fine settimana. Questa sera alle 21:20 il film Guerra, Amore e Fuga, un film americano del 68 con Paul Newman e Sylvia Koshina, una commedia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Domani invece alle 9:10 Santo Rosario, a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa del Santuario di Motta di Livenza, 17:30 e poi a seguire alle 20:10 la formazione Nord-Est e alle 17:45 con set appuntamento con Agricoltura Veneta. Ora vediamo insieme che tempo farà domani. Vi ringrazio dell'attenzione, una buona serata a tutti voi, arrivederci.
freschezza dei formaggi locali, la trovi da Cherubin. Ricotta e robiola di capra da 9,90 al chilo. Latteria 5,90 al chilo. Daccia mastea 6,90 al chilo. Asiago dolce 6,90 al chilo. Le previsioni per domani: cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni, probabilità medio-bassa di precipitazioni sparse e intermittenti, di entità contenuta, a carattere nevoso oltre i 500-800 metri. Temperature, in generale ulteriore diminuzione, con minime raggiunte in serata. Valori massimi sensibilmente inferiori alle medie del periodo. Da Cherubin, Morlacco, 9,90 al chilo. Bastardo del Grappa, 7,90 al chilo. Granbibi di capra, 13,90 al chilo. Salumi, pane, focacce e biscotti cotti a legna a 3,90 euro. Cherubin, a Bassano, via Gobbi.